un'esperienza tutta nuova per me ed è stato bellissimo e molto emozionante. Cioè, all'inizio non ci credevo perché cioè, non mi fidavo, dato che nella vita tanti problemi ne ho passati, sia io che tante donne che ho conosciuto, amiche mie, donne che cioè, con tanti disagi, problemi economici, non si trova più lavoro. E non ti fidi più, non ti fidi più perché cerchi lavoro e non ci riesci. E invece, cioè, ritrovandosi così, cioè, in un cerchio di sostegno, è bellissimo. Le caratteristiche di Dress for Success sono tre servizi. Allora, il suiting, che consiste nella donazione gratuita dell'abito professionale per il colloquio di lavoro. Gli abiti vengono donati da aziende o da individui, sono nuovi o quasi nuovi, professionali, ma non solo abiti, anche accessori, borse, scarpe. Il Career Center, un secondo servizio, che prevede proprio di fornire gli strumenti a una donna per la ricerca del lavoro. Come migliorare il curriculum, come costruire un curriculum efficace, una lettera di presentazione, proprio fare anche una vera e propria prova del colloquio di lavoro, con le domande che fanno di solito nei colloqui di lavoro, controllare il body language e studiare insieme alla cliente il profilo e come vendersi al meglio. Il terzo e ultimo servizio è il Professional Women Group, quindi una volta che la donna avrà ottenuto il lavoro non sarà abbandonata a se stessa perché nel lavoro si cresce sempre, ci sono sempre nuove sfide. Le donne che si sono rivolte a noi fino ad oggi sono sia donne italiane, disoccupate anche di 50 anni, che hanno perso il lavoro per via della crisi economica e non sono più al passo con i tempi rispetto ai giovani, con le tecnologie e quindi non riescono a trovare lavoro, sono mamme, appunto hanno una famiglia. Che anche donne straniere che sono in Italia, che sono dovute appunto fuggire dalle loro difficili realtà e per trovare speranza in Italia. Miriamo a costruire la fiducia in se stesse per intero, ma grazie a una rete di supporto. Quello che veramente sentiamo è che in questo momento, in questo periodo storico, e veramente le donne si sentono sole, si sentono abbandonate in tutto ciò che riguarda la loro professione, la loro vita, le loro problematiche. Non si sentono sostenute, è quello che sta emergendo continuamente durante i colloqui che stiamo facendo con le donne che ci stanno chiedendo aiuto. Noi cerchiamo di attivare per quanto è possibile, tutte le loro risorse, insomma, tutto ciò che loro possono mettere a disposizione per poter poi trovare un nuovo posto, una nuova occupazione, una loro identità in questa società.